Nel 1586 sposa la cugina Maria d'Avaros, bellissima donna dai lineamenti dolci e irresistibili. Un matrimonio però senza amore, utile soltanto evitare che il patrimonio familiare tornasse al papato. Lo sentivo lontano, non mi interessava più di lui. Iniziavo ad odiare la sua musica e i suoi modi di fare così ossessivi. Durante la festa della nobiltà aristocratica, in mezzo a tanta gente, prestai attenzione ad un uomo in particolare. Era di un fascino travolgente. Lo chiamavano l'arcangelo. Era Fabrizio Carafa. Nonostante fosse la prima volta che lo vedevo, subito qualcosa in me si accese. Era sposato e aveva 4 figli, ma la passione tra noi vinse sulla mossa. Cercavamo scuse fugaci per vederci. Carlo non ne sapeva niente. Sì, sapevo che questa passione sarebbe stata un poco pericolosa, ma finalmente avevo trovato l'amore, quello vero, quello che cercavo da tempo. Donna Davalos, si dice che aveva una relazione con l'arcangelo. Sì, esatto. Oh, ma che saranno queste voci? Sì, mia moglie è distante, lo sento, ma non voglio pensare al peggio. So che mi ama, anche se a pensarci bene qualche dubbio mi tormenta. E se quello che dicono in giro fosse vero, vorrei soltanto avere una prova del suo amore. È la sera del 16 ottobre 1590 e Gesualdo disse a sua moglie che sarebbe andato a caccia al Parco degli Astioni, che ci sarebbe rimasto per 2 giorni, ma lui non ci andò mai. Lei però non era a conoscenza. È notte fonda e sono sotto la nostra casa. Mia moglie non sa che sono qui. Non dovrei salire, lo so, dovrei fidarmi di lei, ma qualcosa dentro di me mi dice che le cose non stanno andando come dovrebbero. Porto con me 2 dei miei servi, salgo in fretta e mi reco nella camera da letto. Sono lì, sono l'uno abbracciato all'altro. E non c'è scena peggiore che gli occhi possano vedere. Mia moglie, la donna per la quale avrei dato la vita, mi sta tradendo e lo sta facendo spudoratamente nella nostra camera e sul nostro letto. E in quel momento, furioso e preso dalla gelosia, mi avvicino fugacemente al letto. Senza pensarci estraggo il pugnale e lo infilo nella carne calda dell'uomo che si era appropriato di mia moglie. Poi guardo negli occhi Maria e con sprezzante amore spingo lo stesso pugnale anche dentro di lei, con le mani scarlatte e gli abiti intrisi di sangue, mentre nei suoi occhi traspare il dolore e il pentimento. Gesualdo si sentiva perso, non riusciva a pensare a niente. In fretta scappò da quella casa e scoppiò in lacrime. Non riusciva a togliersi dalla testa il corpo straziato steso su un manto rosso e i loro corpi intrecciati l'uno all'altro, uniti dalla passione, la stessa passione che li aveva portati alla morte. I corpi furono ritrovati il mattino seguente in una pozza di colore rosso scuro e sepolto. Maria d'Avaros fu sepolta nella chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli. Carafa invece fu consegnato alla moglie, che si ritirò poi a vita monastica.